Buonasera e benvenuti a tutti. Questa sera sono... Eccomi. Grazie a Focus 3.0, l'Accademia del Mistero della Vita, l'Accademia del Benessere. Creato e diretto da Enrico Ballantini con la collaborazione di Anna Tamburini Torre. Ancora una volta sono stata invitata piacevolmente per poter condividere la mia conoscenza sulla medicina ayurvedica. L'argomento di questa sera è un proseguimento del tema che ho trattato il mese scorso. Nell'incontro del mese scorso avevo introdotto i principi fondamentali della medicina ayurvedica. Questa sera ve li riproporrò in maniera riassuntiva per poi approfondire meglio il rapporto tra questi principi fondamentali e soprattutto la parte che riguarda l'alimentazione. Ayurveda, letteralmente questo termine significa scienza, conoscenza della vita, della durata della vita, della portata della vita, e proprio per questo nell'Ayurveda possiamo trovare tutti gli aspetti che riguardano tutte le cose che possono essere in funzione del nostro equilibrio, del nostro benessere, del mantenimento più a lungo possibile della nostra salute. L'Ayurveda ritiene che la salute, come ormai si ritiene anche nella medicina moderna, sia strettamente collegato al nostro stato di benessere interiore, a quello che possiamo chiamare così in maniera generale un nostro equilibrio, una nostra maggiore solidità di quella che può essere l'esperienza della nostra interiorità. Ormai anche le ricerche scientifiche nel campo delle neuroscienze hanno trovato una stretta correlazione tra quella che è l'espressione della spiritualità dell'essere umano in qualsiasi dimensione sia. Non parliamo di religiosità in maniera specifica, ma di spiritualità, di interiorizzazione dei valori più profondi della vita, sia la base di un ottimo benessere, non solo fisico, ma anche mentale ed emozionale. E infatti nella medicina ayurvedica salute in sanscrito si dice svasta, no? È un termine sanscrito composto da due radici, sva che vuol dire sé, no? Abbastanza etimologicamente vicino al nostro termine sé, e stabilizzato nel sé. Quindi radicato nella interiorità, radicato in quello che ormai non abbiamo più timore a definire coscienza, no? Perché ormai anche nelle neuroscienze si parla di coscienza come atto più profondo di sostegno e di attivazione del nostro sistema nervoso. Quindi quando il nostro sé è ben radicato e struttura e sostiene il nostro sistema nervoso, da lì parte la salute. Un altro termine importante per definire la salute nella medicina ayurvedica è pragyaparada. Pragyaparada vuol dire letteralmente l'errore dell'intelletto, no? Quello che facciamo comunemente, no? Perché siamo talmente coinvolti dai nostri organi di senso, dalla piacevolezza di quello che ci circonda attraverso la vista, l'udito, il tatto, l'odorato, il gusto, che perdiamo la consapevolezza e il rapporto con questa dimensione di interiorità. E quindi ci identifichiamo talmente con le fluttuazioni della manifestazione esterna da perdere di vista il fatto che in realtà quella manifestazione esterna, quel rapporto tra noi e la manifestazione esterna
È viva, è stabile, è fruttuosa se siamo radicati dentro di noi. L'errore dell'intelletto viene anche descritto come ritenere cose futili importanti e ritenere le cose importanti futili, no? Un po' l'atteggiamento un po' dominante nella nostra cultura, nella nostra società. Però chi è collegato questa sera a questo incontro e chi frequenta le trasmissioni di Focus 3.0, il mistero della vita, sicuramente ha curiosità e interesse proprio a questo aspetto, no? Di ravvivare il rapporto vero tra noi stessi e le cose importanti che ci circondano. Per fare questo non bisogna rifugiarsi in casa o in una grotta, no? O in un monastero, come erroneamente è stato un po' tramandato, soprattutto nella nostra cultura occidentale. Ma dobbiamo semplicemente sapere che dobbiamo ravvivare questa interiorità, questa manifestazione profonda della nostra vita. E questo si fa in vari modi. La Ayurveda ci consiglia ovviamente come primo passo la meditazione, magari in un prossimo incontro vi parlerò più approfonditamente della meditazione trascendentale, tecnica che io pratico da 43 anni e insegno da 33 anni, ma anche tutti i suggerimenti nel campo alimentare, come approfondiremo di più questa sera, nel campo comportamentale, fanno sì che la nostra neurofisiologia si purifichi, si equilibri, si rafforzi e quindi si esprima meglio la nostra vera natura. Se no, come sappiamo, siamo talmente così sotto pressione, condizionati da tutto quello che ci circonda, che facciamo fatica anche a sentire quali sono i nostri veri impulsi da seguire. Per la Ayurveda, vi dicevo prima, l'alimentazione è uno dei cardini. Possiamo dire che nella Ayurveda ci sono tre cardini fondamentali per la salute, il mantenimento della salute. In sanscrito sono chiamati Ahara, Nidra e Brahmacharya. Ahara vuol dire appunto alimentazione, il cibo. Nidra, il sonno, questa Cenerentola, no? Un po' nella nostra cultura e nella nostra anche cultura medica, e Brahmacharya, l'uso adeguato degli organi di senso. Stasera approfondiremo di più appunto l'argomento Ahara, però per ricondurvi a quelle che sono state le argomentazioni che ho trattato l'ultima volta, vi ricordo che secondo la Ayurveda tutto l'universo e quindi il nostro organismo è composto da cinque elementi fondamentali: spazio, aria, fuoco, acqua e terra. E questi cinque elementi fondamentali nel nostro organismo si ritrovano, possiamo dire, condensati in tre strutture fondamentali, tre principi metabolici più profondi, chiamati in Ayurveda Vata, Pitta e Kapha. Vata è composto da spazio e aria. Ho già visto delle domande che avete formulato proprio chiedendo l'alimentazione più adatta per Vata. Bravi, perché in realtà Vata viene definito il re dei dosha, quindi è quello che dà maggiormente l'impulso nel bene e nel male alla nostra fisiologia, sia a livello fisico che a livello mentale che a livello emozionale. Poi ci sono anche delle domande più specifiche su una malattia in particolare. Ho visto la domanda, l'alimentazione nella sclerosi multipla, però per esempio questa è una malattia pa particolarmente legata a Vata, quindi vedremo, anche esauriremo un po' questo argomento. Quindi Vata, spazio e aria, legato al sistema nervoso centrale periferico, il re dei dosha, in quanto tra i tre è l'unico che si muove e che può far muovere, spostare e quindi anche squilibrare gli altri due. Pitta, fuoco e un pochino di acqua, mentre Vata ha la sede principale nella colon, Pitta ha la sede principale nello stomaco, duodeno, intestino tenue. Kapha
Acqua e terra, no? Quindi abbiamo completato in questo modo i cinque elementi. Acqua e terra, quindi mentre vata è leggero, instabile, mobile, ruvido, secco. Kapha è morbido, stabile, un pochino untuoso, strutturante. Pitta all'interno di questi due, quindi Kapha, sede principale, il torace, governa la struttura del nostro organismo, il sistema immunitario, quindi i meccanismi di difesa, le articolazioni, mantiene morbide e lubrificate le nostre articolazioni, governa anche l'apparato respiratorio. Pitta ha queste qualità invece di maggiore calore, no? Perché è l'unico dei tre che ha come elementi fondamentali il fuoco e un pochino di acqua. Quindi Vata conduce il movimento, i movimenti, le comunicazioni nel nostro organismo, conduce i processi di movimento verso il basso, quindi di eliminazione di feci, urine e tutto quello che anche avviene per la donna con il ciclo mestruale piuttosto che con le fasi del parto. Pitta governa tutti i processi metabolici, digestivi e ormonali e Kapha governa struttura, coesione, lubrificazione. Quando questi tre sono in equilibrio, e l'altra volta vi avevo accennato che la maniera migliore per capire qual è lo stato della nostra fisiologia a un livello molto più profondo di quanto possiamo fare attraverso le metodiche diagnostiche moderne, pur così raffinate, nella medicina ayurvedica si usa la metodica dell'analisi del polso. Con le tre dita, indice medio anulare, il medico, nel mio caso io sono farmacista e quindi utilizzo questa metodica per interagire con le persone che seguo, per dare a loro poi supporto per i consigli alimentari, comportamentali e anche l'utilizzo dei preparati più specifici per riportare in equilibrio questi tre fattori, perché nel polso noi non andiamo a ricercare, come spesso mi viene chiesto, qual è la costituzione della persona, no? Perché ognuno di noi nasce con una prevalenza di questi tre, quindi ci potrà quella essere quella persona che nasce con una prevalenza di Vata, un pochino meno di Pitta e ancora meno Kapha, viceversa con più Pitta, meno Vata e meno Kapha e così via, le varie combinazioni, no? Che dipendono dalla genetica ovviamente, quindi mamma e papà, così come gli antenati, manderanno a noi attraverso il DNA queste informazioni che poi struttureranno un determinato organismo con prevalenza appunto di questi tre dosha. Anche il periodo della gestazione è molto importante per far sì che il bambino nasca con una predominanza di Vata, di Pitta o di Kapha. In genere sono sempre appaiati, è molto difficile che ci sia una prevalenza esclusiva di Vata o di Pitta o di Kapha. Quindi il periodo della gestazione, il modo in cui si alimenta la mamma, le emozioni, la stagione anche in cui viene concepito il bambino ha un'influenza sulla predominanza di questi tre fattori. Però quando noi sentiamo il polso, in realtà noi sentiamo lo squilibrio del momento. Viene chiamata la costituzione di nascita prakriti, no? Però quella prakriti, quella natura di nascita, noi già dal giorno dopo che siamo nati, verrà in qualche modo contaminata, diciamo, no? Condizionata da quelle che sono le condizioni dell'ambiente, sia fisico che emozionale che culturale anche e anche quella che può essere l'ambiente dove noi abbiamo preso nascita, no? Quindi potrà essere una stagione estiva che influenzerà il mio organismo che magari è nato con una predominanza di Vata, ma ha
acquisirà con il caldo della stagione anche una prevalenza di pitta, quindi questo poi nel corso degli anni avviene sempre di più. E nella Ayurveda questa fase ulteriore viene chiamata Deha Prakriti, cioè la natura che si è strutturata nel corso della nostra vita. Ma nell'ambito di questa Deha Prakriti tutti andiamo incontro a quella che invece viene chiamata Vikriti, lo squilibrio, no? Quindi lo squilibrio è quella sollecitazione eccessiva o di vato, di pitta o di kapha, per quelle che sono le nostre condizioni di abitudini, di lavoro, di crescita, di ambiente, di rapporti umani e così via. Quindi, come vi accennavo prima, vata, essendo il re dei dosha ed essendo instabile perché è fatto di spazio e di aria, è quello che si squilibria. Per la maggior parte di noi facciamo una vita troppo frenetica, no? Prima vi dicevo che i tre principi di base su cui si focalizza la medicina ayurvedica sono ahara, il cibo, nidra, il sonno e brahmacharya, le modalità in cui utilizziamo gli organi di senso. Nidra, no? Il sonno. La maggior parte di noi ignora delle regole fondamentali che l'Ayurveda ci dice. Dobbiamo andare a dormire presto. Per noi l'orario in cui si va a dormire è un po' come dire soggettivo. Vabbè, se ho sonno prima vado a dormire prima, se ho sonno dopo vado a dormire dopo. No, in realtà noi tutti dovremmo darci una, come si suol dire, una bella regolata, no? Perché la qualità del nostro sonno dipende dall'ora in cui andiamo a dormire e dall'ora in cui ci alziamo. Perché nell'arco delle 24 ore, come nella medicina moderna abbiamo definito quelli che chiamiamo i ritmi circadiani, figuratevi se nella Ayurveda, che ha più di 5.000 anni di storia, non sono stati definiti dei ritmi. Assolutamente sì. E sono definiti in base all'alternarsi di vata, pitta e kapha, no? Quindi vata è massimo tra le 2 del mattino e le 6 del mattino e tra le 2 del pomeriggio e le 6 del pomeriggio. L'attivazione del sistema nervoso quindi è in quelle ore lì. Di solito quando ci svegliamo intorno alle 4 del mattino facciamo fatica a riprendere sonno perché c'è l'attivazione del sistema nervoso, c'è l'attivazione di vata. E infatti secondo l'Ayurveda noi dovremmo alzarci entro le 6 del mattino, no? Sotto l'influsso di questo bel movimento della nostra mente dovuto al fatto che nella natura e quindi anche nel nostro organismo predomina vata. Non dovremmo alzarci dopo le 6 perché tra le 6 e le 10 del mattino predomina kapha, no? Kapha è acqua e terra, è staticità, è letargia. Infatti chi non riesce a dormire bene durante la notte, intorno alle 6, 6 e un quarto, incomincia ad avvertire quel torpore piacevole e lì sì che dormirebbe volentieri. Ma in realtà quel sonno dopo le 6 del mattino non ci fa bene perché dà molta letargia e pesantezza al nostro organismo. In realtà tra le 6 e le 10 di sera aumenta, no, di nuovo kapha, questi due periodi speculari tra il giorno e la notte. E quindi noi dovremmo andare a dormire entro le 10 di sera, perché andremmo a dormire con quell'influsso di kapha che ci porterebbe più facilmente al buon sonno, piuttosto che poi, andando a dormire più tardi, a quella di nuovo dinamismo che acquista la nostra mente, perché poi tra le 10 di sera e le 2 del mattino predomina pitta, e pitta è attivazione soprattutto a livello dei processi digestivi, a livello dei processi metabolici. Il pitta della sera, tra le 10 e le 2 del mattino, è quello che aiuta il nostro organismo a utilizzare, fissare, distribuire bene le sostanze di cui ci siamo nutriti. Ecco che qui anche vi sto dando un principio molto importante che riguarda l'alimentazione, perché ovviamente tra le 10 e le 2 del pomeriggio l'attivazione invece di pitta è l'attivazione che produce una buona digestione. Ecco, no, una
come dire, è un principio fondamentale che dobbiamo sottolineare, che spesso viene ignorato, anzi viene proprio dimenticato, e produce tutte quelle disfunzioni digestive che poi chiamiamo intolleranze alimentari, chiamiamo incapacità di completare la digestione, chiamiamo colesterolo alto, chiamiamo carenza di ferro, carenza di calcio, perché il nostro organismo è stato disabituato a essere nutrito nel momento giusto. Perché? Perché il Sole, che è la stella più grande vicino alla Terra, il Sole è un attivatore di tutti i processi metabolici e digestivi. I soli che abbiamo nel nostro organismo, che in Ayurveda si chiamano Agni, fuochi, sono in netta correlazione con il fuoco principale che abbiamo nel cielo vicino a noi, cioè il sole. Quindi, quando il sole è allo zenith, a mezzogiorno, quello sarebbe il momento migliore per mangiare. Diciamo tra mezzogiorno, l'una, l'una e mezza, visto che molti di noi magari fanno un orario di lavoro, che sposta la possibilità di poter mangiare proprio a mezzogiorno in punto. In quel momento noi dovremmo mangiare il pasto principale, no? Il pasto principale consisterà di cibi che andranno a equilibrare lo squilibrio di vata, di pitta o di kapha, perché come il nostro organismo è fatto di questa, no, combinazione di vata, pitta e kapha, anche i cibi hanno qualità vata, hanno qualità pitta, hanno qualità kapha. Quindi voglio sottolinearvi di nuovo l'importanza di mangiare nell'orario giusto, perché io vedo tantissime persone a cui sento il polso, tantissime persone hanno nel polso una mancanza di agni, no? Una mancanza di fuoco, di capacità digestiva. Molte volte mi è capitato di trovare persone con incapacità digestiva che per troppo tempo e ancora attualmente stanno sovvertendo i ritmi dell'alimentazione, no? Persone che spesso mi dicono: io faccio una colazione abbastanza buona al mattino, a pranzo mangio una mela, un frutto, un pacchetto di cracker perché non ho tempo e perché comunque adesso ormai mi sono abituato, anche perché magari sono a casa da sola a mezzogiorno. Invece alla sera arriva tutta la famiglia e lì organizzo il pasto principale. Questo è un errore enorme che va a fiaccare, a indebolire i nostri fuochi digestivi. Quindi, prima di parlare di alimentazione, di cui in breve vi parlerò, parliamo di digestione. Quindi la digestione è l'aspetto più importante che farà sì che da un cibo eterologo, no, da qualcosa di diverso da noi, riusciamo a ottenere qualcosa di omologo, qualcosa che si uniformerà con il nostro organismo e verrà ben accettato e ben digerito dal nostro organismo. Quindi il primo consiglio, l'avevo già anche accennato nell'altro incontro, fare il pasto principale a pranzo. Costi quel che costi, cioè anch'io giro molto per lavoro, però quando è l'ora di pranzo cerco di trovarmi una situazione dove posso avere gli elementi necessari per un buon pranzo. Gli elementi necessari adesso li vedremo, ma prima vi voglio risottolineare che la cena invece deve essere un pasto frugale. Addirittura dopo i 50 anni, chi se la sente potrebbe saltare la cena, però questo non è un obbligo perché a molte persone lo stomaco vuoto poi impedisce di dormire. Quindi facciamo una cena leggera e il più possibile presto alla sera. Io vedo tante persone che arrivano a casa tardi dal lavoro, fanno il loro pasto principale alla sera, magari intorno alle 8:30, 9, capite? O tanti ragazzi che vanno in palestra e arrivano addirittura a casa alle 10 e fanno il pasto come fosse l'orario giusto, con cibi assolutamente non adatti. Elenchiamo intanto i cibi non adatti per la sera: proteine animali no,
hanno un processo digestivo che dura dalle 3 alle 5 ore, quindi no carne, salumi, pesce, no? Molti pensano che il pesce, essendo diverso da una mucca, non sia un animale, in realtà anche il pesce è un animale, quindi proteine animali del pesce assolutamente difficili da digerire come quelle della carne, quindi carni, salumi, dico sempre anche salumi perché molti pensano anche lì che il maiale non sia un animale, no? Quindi la fetta di prosciutto dice: ma no, no, non è una proteina animale. Invece, come ben sappiamo, è una proteina animale. Quindi carni, salumi, pesce, uova, no, alla sera, formaggi, no, alla sera, yogurt, assolutamente no, alla sera, patate, gli amidi delle patate sono difficili da digerire la sera, verdure crude, no, alla sera. Vi anticipo già che l'Ayurveda è più per il cibo cotto che crudo, quindi se possiamo concederci un'insalata a pranzo, ma meno la mangiamo, soprattutto in inverno, meglio è. L'Ayurveda è per favorire Agni. Agni è un fuoco che se tu alimenti nella maniera corretta darai i risultati che vuoi, cioè ti farà assimilare bene quelle sostanze che hai introdotto e come vi dicevo prima da eteroleghe le renderà omologhe, quindi le ritroveremo a formare le nostre cellule, i nostri tessuti, il nostro prezioso DNA e così via. Quindi a pranzo possiamo mangiare un po' di tutto. Per i non vegetariani ci sarà una proteina animale, pesce, carne bianca, meglio che carne rossa perché la carne rossa ha un sacco di sostanze ossidanti, quindi un sacco di radicali liberi, uova, possiamo utilizzare, diciamo, soprattutto questi tipi di proteine animali. Possiamo mangiare magari una o due volte alla settimana formaggio fresco. Ricordatevi che il formaggio, diciamo, è un po' un'abitudine che conosciamo così nella nostra tradizione. E l'Ayurveda ci dà un escamotage abbastanza carino, cioè ci dice che il cibo a cui siamo abituati da generazioni diventa, si dice in sanscrito, oka satmia, diventa congeniale per noi. Quindi siamo un po' più giustificati noi italiani a mangiarci la pizza, a mangiarci la passata di pomodoro, a mangiarci no, tutte quelle altre, i formaggi, no? La mozzarella piuttosto che la ricotta o il primo sale, quindi o il parmigiano, ecco, però non alla sera e non dobbiamo eccedere. Vi ricordo che il colesterolo è una sostanza che produciamo soprattutto quando siamo stressati, no? La maggior parte, quasi il 70% lo produciamo a causa dell'eccesso di cortisolo, cioè uno degli ormoni dello stress. Però una parte, soprattutto i trigliceridi, vengono da un'eccessiva dieta in cui abbiamo troppi grassi. Un grasso molto buono, al di là del nostro olio d'oliva extravergine, buonissimo. Ma non dimentichiamoci il burro e non dimentichiamoci il burro chiarificato, soprattutto nelle nostre montagne, Val d'Aosta, Trentino, Friuli, queste abitudini valsesi, a tutta la zona delle nostre Alpi, l'abitudine di chiarificare il burro è millenaria, no? Quindi quando negli alpeggi non c'erano i frigoriferi, il latte veniva trasformato in burro e il burro poi, se non c'era il frigorifero, non si poteva conservare. Allora la chiarificazione, cioè la cottura a lungo a fiamma bassa del burro, porta alla separazione dal burro della caseina, del lattosio e dell'umidità. La caseina e soprattutto l'umidità sono quelli che fanno irrancidire il burro. A quel punto il burro chiarificato non va più messo in frigorifero, si conserva benissimo a temperatura ambiente. Dal punto di vista organolettico, si è visto che il burro chiarificato ha dei componenti estremamente salutari: vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K.
Acido butirrico, che è un grasso che previene il tumore al colon. Quindi, no, quella demonizzazione che si è fatta in tempi abbastanza recenti del burro, dobbiamo un po' scordarcela. Qualche volta un pezzettino di burro di buona qualità che viene dalla montagna ce lo possiamo anche mangiare, ma soprattutto il burro chiarificato è estremamente nutriente anche per il sistema nervoso, perché le membrane delle cellule del sistema nervoso hanno la stessa composizione del burro chiarificato. Nella medicina ayurvedica è scritto nei testi classici che il cervello è ghee congelato, è burro chiarificato congelato, quello per darvi l'idea di come la struttura del cervello richiami la struttura del burro chiarificato. Tanti preparati ayurvedici sono ottenuti dalla cottura di piante medicinali nel burro chiarificato. E questo fa sì che queste sostanze, spesso attive proprio specificamente sul sistema nervoso, vadano a superare la barriera ematoencefalica, che è una barriera che impedisce ai veleni di entrare nel cervello. Quindi queste sostanze utili per il nostro cervello vengono portate con facilità a livello del nostro sistema nervoso. E quindi burro chiarificato ha un punto di fumo di 230 gradi, contrariamente all'olio d'oliva extravergine buonissimo che dobbiamo assolutamente usare, che ha un punto di fumo di 80-90 gradi. Quindi questa è una regola importante. Poi, qual è la regola fondamentale di scelta degli alimenti? No? Qualcuno mi faceva come domanda cosa ne pensavo e cosa che relazione può avere la dieta dei gruppi sanguigni con i principi alimentari dell'Ayurveda. Può essere anche, diciamo, interessante, ma in realtà nei gruppi sanguigni si ragiona su qualcosa di più grossolano, no? Il mio gruppo sanguigno qual è? Nell'Ayurveda, per dare i consigli giusti per l'alimentazione giusta, a parte quello che vi ho già presupposto, quindi già l'importanza di dare al pranzo il valore del pasto principale e la cena un pasto più leggero, di dare importanza a Agni, fuoco digestivo, per esempio, una regola che vi suggerisco che va bene in generale per tutti, a parte chi ha delle forti gastriti, ma veramente molto forti, è quello di usare come aperitivo qualche fettina di zenzero fresco con un pizzico di sale, qualche goccia di limone e un pochino di miele. Su un piattino mangiamo queste fettine sia prima di pranzo che prima di cena. Questo aumenta Agni, ma non crea acidità, perché lo zenzero fresco, al contrario di quello in polvere, è piccante in bocca, ma è dolce nello stomaco. Quindi, come vi ripetevo, a meno che ci sia una gastrite veramente molto molto importante o addirittura un'ulcera, si può consigliare anche a chi soffre di bruciori di stomaco medio bassi, insomma. Quindi importanza, no? Parlavamo un po' la differenza con la dieta del gruppo sanguigno, importanza dei processi digestivi e della distribuzione dei cibi. E poi nella dieta del gruppo sanguigno si considerano degli elementi strutturali della nostra costituzione legati alla struttura del sangue. Nella medicina ayurvedica il rapporto cibo-persona è in relazione a Vata Pitta Kapha, quindi dei principi energetici metabolici molto 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 sottili. Come vi dicevo prima, vi accennavo, nell'Ayurveda si usa l'analisi del polso per vedere lo squilibrio di Vata Pitta Kapha, a quale livello è arrivato, e lavorare su questo squilibrio in anticipo rispetto al fatto che dopo l'insistenza di questo squilibrio, l'altra volta ne avevo parlato, al quinto, quello che viene definito il quinto e il sesto stadio della malattia, lì abbiamo veramente la malattia. Ma i quattro stadi prima di questo quinto e sesto stadio sono assolutamente gestibili con, inizialmente bastano dei buoni consigli alimentari e buoni consigli comportamentali, poi man mano che
dal primo si passa al secondo, al terzo, al quarto stadio, ci vogliono anche i preparati ayurvedici, che sono dei toccasana, perché miscele di piante, dove ci sono anche spezie, che favoriscono l'assorbimento delle piante, e la miscela di piante fa sì che nessuna di queste piante abbia una prevalenza, in modo da poter causare quelle che chiamiamo allergie piuttosto che fenomeni accentuati dovuti alla pianta. Vi faccio un esempio che comprenderete tutti, perché c'è questa così ingiustificata terrore rispetto alla liquirizia. La liquirizia è una pianta, è una radice fantastica, ne abbiamo di buonissima anche in Italia, che nei preparati ayurvedici entra tantissimo, soprattutto per l'apparato digerente, per l'apparato digestivo, scusate, digestivo, digerente, la stessa cosa, per l'apparato respiratorio, per tutte quelle patologie legate anche a disturbi circolatori. Cosa succede? La liquirizia da sola può, ad alte dosi, aumentare la pressione, perché la liquirizia pacifica, cioè normalizza vata e pitta, ma non normalizza kapha. Allora, quando kapha aumenta, vi ricordate, vi ho detto che kapha è fatto di acqua e terra, aumenta un po' l'edema nel nostro corpo, no? Aumenta l'acqua e terra. Quindi questo edema, ecco perché con l'uso in quantità non appropriate di liquirizia, può causare il rialzo della pressione. Ma quando la liquirizia è usata insieme ad altre piante che pacificano, cioè equilibrano anche kapha, questo inconveniente non si verifica assolutamente. Quindi non fate questo ragionamento quando vedete, anche per esempio, c'è una buonissima tisana ayurvedica che si chiama Tevata, che trovate nelle farmacie, parafarmacie, erboristerie. Tevata ha anche la liquirizia, ma ha anche altre piante che permettono questa bevanda gradevolissima. Non c'è teina, quindi può essere bevuta anche come tisana rilassante alla sera, di essere adatta a tutti. Quindi, quando parliamo di alimentazione ayurvedica, distinguiamo quindi cibi che vanno bene per vata, che non l'aumentano ma lo pacificano, no? Pacificare vuol dire equilibrare. Cibi che vanno bene per pitta, cibi che vanno bene per kapha. È molto semplice, perché se vi ricordate vi ho detto vata è fatto di spazio e aria, quindi a vata non vanno bene i cibi secchi, perché tutto quello che è secco, freddo, ruvido ha la stessa qualità di vata, quindi lo aumenterà. Quindi a vata vanno bene cibi un pochino più morbidi, cotti, leggermente untuosi, quindi per esempio l'olio, il ghee. Non stiamo dicendo grosse quantità, quantità giuste di olio d'oliva, di ghee, cibi cotti, morbidi. Non vanno bene per vata i cracker, per esempio, o se volete proprio mangiare il cracker perché non avete altro in casa, mettete un piccolo strato di ghee sul cracker. Per pitta vanno bene cibi un pochino più rinfrescanti, no? Perché pitta è calore. Per pitta va benissimo il ghee. Il ghee, oltre a migliorare il nostro potere digestivo, è una sostanza rinfrescante. Per esempio, anche per uso esterno, il ghee applicato sulle emorroidi, no? Che sono uno stato infiammatorio a livello dell'ano, ha un effetto quasi immediato sulle emorroidi, per de delle piccole bruciature da sole, oppure una scottatura che ci siamo fatti inavvertitamente in cucina, il ghee va benissimo. Per le infiammazioni degli occhi, per struccare gli occhi o gli occhi arrossati, o quando si formano no, quelle classiche, quei classici orzaioli, l'applicazione del ghee su due dischetti di cotone e fare proprio un impacco sugli occhi senza paura se il ghee va negli occhi è assolutamente benefico. Kapha avrà invece bisogno di cibi più leggeri, perché kapha è acqua e terra, vi ricordate, vi ho detto, è esattamente l'opposto di vata, quindi vata è leggero, pitta è pesante, vata è secco, pitta è untuoso, quindi scusate, vata è secco, kapha è untuoso, quindi kapha
casa avrà bisogno di meno condimento, avrà bisogno di spezie un pochettino più decise, no? Perché le spezie giocano un ruolo importantissimo nella alimentazione ayurvedica, cosa che spesso negli altri tipi di alimentazione non si dà la giusta importanza. Oltre alle nostre piante aromatiche buonissime, no? Basilico, al nostro zafferano fantastico, come si chiama, origano, la salvia, la menta, ma anche le spezie orientali. Non è che se perché viene dall'Oriente a noi non va bene, no? Come già anche nell'altra conferenza avevo detto, a parte che l'Ayurveda è una medicina universale, non dobbiamo considerarla la medicina degli indiani. E le piante ayurvediche hanno delle caratteristiche che possono anche essere ritrovate in certe piante europee, ma per ora le metodiche di coltivazione, raccolta e preparazione dei preparati finali, la possiamo trovare solo disponibile nei preparati che importiamo dall'India con tutte le certificazioni del caso. Quindi non troverete in farmacia, parafarmacia, erboristeria prodotti ayurvedici che contengano metalli pesanti che sono pericolosi, ovviamente. Quindi le spezie servono a incentivare Agni, i fuochi digestivi, servono a essere carminativi, cioè eliminare il gas dal nostro organismo. E le spezie per Vata sono, diciamo, delicate, tipo per esempio per Vata va bene il cumino, lo zenzero, la curcuma, il fieno greco, l'assafetida, che è una spezia molto importante perché ha la capacità di ridurre il gonfiore addominale. Per pitta dovremmo stare attenti a usare spezie più fresche, quindi a pitta, un eccesso di pitta non va bene pepe, peperoncino, andrà bene il cumino, non andrà bene tantissimo lo zenzero, ma più il cumino, il cardamomo, il coriandolo, la curcuma, i semi di finocchio. E invece a kafa, che ha bisogno di incrementare un po' così la mobilizzazione della sua staticità, andranno bene pepe, pepe nero, pepe lungo, lo zenzero, anche la curcuma e il cumino vanno assolutamente bene. Quindi uso delle spezie può essere quello che ci facilita in casa, perché se siamo in casa, uno ha un eccesso di vata, l'altro l'eccesso di pitta, l'altro l'eccesso di kapha, non riusciremo a capire cosa dobbiamo usare. Quindi vata ha bisogno di cibi un po' più pesanti, tra virgolette, per esempio tra i cereali, il frumento, il riso, anche il grano saraceno. Anche l'avena vanno bene per vata, per pitta va meglio l'orzo e il riso, per kapha va meglio il miglio, no? Che è un cereale più leggero, proprio strutturalmente, no? Lo vedete il miglio come cereale più leggero. Quindi la leggerezza e la pesantezza anche vanno equilibrati in questo modo nell'alimentazione più adatta a vata, pitta e kapha. Però se siamo in famiglia, tre, con delle situazioni differenti, possiamo fare un cibo di base per tutti, per esempio le crucifere, no? Che hanno tantissimo valore con questi composti solforati, ma in realtà aumentano molto vata. Sono verdure invernali, no? Quindi l'inverno è una stagione vata, una stagione fredda. Quindi le verdure invernali hanno le qualità dell'inverno, però sono delle verdure che ci fanno comodo, prima di tutto perché in inverno non c'è tanto altro, e poi comunque hanno delle qualità che ci vanno bene. Allora, cucinare per esempio broccoli nel ghee o il cavolfiore, che è un po' più difficile, magari lo facciamo un attimino sbollentare, poi lo passiamo nel ghee con le spezie adatte per vata, quindi cumino, zenzero, curcuma, il fieno greco, anzi, ridurrà quell'eccesso di vata. Aggiungere invece una spezia più delicata come il cardamomo, il coriandolo,
a fine cottura, per chi in famiglia ha una prevalenza di un eccesso di pitta, andrà meglio per pitta. La stessa verdura, a parte, la offriremo a chi ha un eccesso di cafa con un pochino di peperoncino, di pepe, di zenzero. Capite? Quindi diventa più gestibile in questo modo l'alimentazione per tutta la famiglia. Quindi qualità diverse di sapori, qualità diverse di qualità, no? Quindi in particolar modo per vata va bene il dolce, l'acido e il salato. Infatti, quando abbiamo un eccesso di vata, faremo man bassa di dolce, no? Però il consiglio è iniziare con qualcosina di salato, così si pacifica prima vata, prima di non eccedere con il cibo dolce. A pitta va bene il dolce, l'amaro e l'astringente, no? Quindi quando abbiamo dei cibi un po' amari come le verdure amare, vedrete che la persona che ha un po' più di eccesso di pitta le vorrà volentieri, la persona che ha un eccesso di vata vi dirà no, no, l'amaro non piace, no? Per cafa i tre sapori opposti di nuova vata, piccante, amaro, astringente. Quindi quando dobbiamo equilibrare cafa useremo, come vi ho detto prima, delle spezie, in questo caso. Il piccante amaro astringente lo conosciamo soprattutto nelle spezie, anche astringente per esempio è i legumi sono astringenti, quindi stabiliremo questa alimentazione con un po' di prevalenza di spezie più forti per cafa. Quindi la combinazione giusta, prima di tutto ricordatevi, adesso vi faccio vedere così, che il nostro stomaco è grande come i due palmi delle mani messe vicine, no? Quindi, e dobbiamo usare un quarto dello stomaco per il cibo solido, un quarto per il cibo liquido, il resto va lasciato libero per i movimenti di vata, pitta e cafa. Capite che mangiamo tutti troppo. Quindi dobbiamo fare un monopiatto. A pranzo, chi non è vegetariano metterà o la carne bianca o il pesce o l'uovo o il formaggio fresco, verdure cotte prevalentemente, magari se proprio volete un pochettino di verdure crude, meno possibili in inverno, e un po' di cereale, no? Quindi quello potrà essere il riso o per cafa un pochino di miglio, la quinoa va bene per tutti. A cena faremo una zuppa o un passato, un legume se vogliamo, di nuovo delle proteine anche alla sera e una verdura cotta. Il vegetariano mangerà come la sera anche a pranzo in pratica. Quindi queste sono le cose fondamentali. Vi dico una cosa importante da non dimenticare, il miele non va scaldato, quindi quando usate il miele lo usate a crudo o in liquidi sotto i 38 gradi, quindi tutto quello che trovate in commercio, di biscotti, di torte, eccetera, con dentro il miele non compratelo, perché il miele a 38 gradi diventa tossico. Lo stesso vale per lo yogurt, non fate le torte allo yogurt, non comperate i biscotti allo yogurt, perché lo yogurt mangiate i cadaveri dei fermenti lattici se cuocete lo yogurt. Quindi, e lo yogurt va diluito con acqua, perché assunto così a colazione o come spuntino, in realtà è troppo acido, pesante e Abhishanti si dice in sanscrito, blocca i canali. Invece, se voi lo diluite con un po' di acqua, chi è andato a qualche ristorante indiano avrà bevuto il lassi è yogurt diluito con acqua. Poi potete speziarlo un po', magari se vi piace la cannella, mettere un pizzico di cannella, un pizzico di zucchero di canna. Zucchero assolutamente riducetelo, d'accordo, eliminate ovviamente quello raffinato. Però lo zucchero di canna, quello integrale, quello quindi più scuro, pochettino per chi ama un pochettino di dolcificazione, soprattutto nello yogurt e acqua con la cannella, lo potete mettere. Allora, guardo un attimo anche delle altre domande. Quindi è chiaro che vi ho già risposto per quello che
Era stata la domanda sulla dieta vata, quindi cibo cotto, cibo caldo, cibo un po' untuoso, un po' di spezie assolutamente, cumino, zenzero, curcuma, fieno greco, safetida, cibi più dolci, acidi, salati, quindi succo di limone, pizzico di sale. Quindi non eliminare del tutto il sale per vata, assolutamente no. Cibi dolci nel senso, non è che il dolce è la profiterole, il dolce è il cereale, è dolce, certa verdura è dolce, certa frutta è dolce, no? Poi lo stesso vale per chi mi ha fatto la domanda sulla sclerosi multipla. Il discorso delle intolleranze lo rimandiamo a quel discorso che vi facevo prima, di potenziare il fuoco digestivo, quindi zenzero fresco prima dei pasti, come vi ho detto, il ghee è un buon combustibile per il fuoco e quindi usare il ghee nell'alimentazione, almeno un cucchiaino 3 volte al giorno va usato il ghee. Come ripulire l'intestino, chiede Ilaria. Allora, avevamo parlato la volta scorsa dell'uso dell'acqua calda bollita. L'acqua calda bollita per 15 minuti, conservata calda in un thermos, magari con una fettina di zenzero fresco, bevuta calda un sorso ogni ora, fa una buona pulizia. In Ayurveda, per la vera pulizia dell'intestino, si parla di Panchakarma, che è questa terapia di depurazione medica, quindi si fa in centri medici dove si esegue correttamente. In quel caso lì vengono eseguiti anche i clisteri. Sono clisteri sempre oleosi. Non fatevi fare l'idrocolon terapia, che è dannosa perché squilibria soprattutto vata, che vi dicevo, ha la sede principale nel colon, è molto delicato e quindi tutta quest'acqua che gira per l'intestino fa un danno enorme. Corsi di approfondimento noi ne facciamo, assolutamente sì, anche diciamo noi facciamo quelli professionali per medici, farmacisti, veterinari, odontoiatri. Facciamo poi per invece naturopati, erboristi, fisioterapisti, ostetriche, diciamo tutto il mondo della medicina collaterale, no? In qualche modo, quindi questi li facciamo. Poi, come libri, guardate, ci sono tanti bei libri del punto d'incontro, c'è di tecniche nuove, Ayurveda Maharishi del dottor Janaccone, quindi quello vi direi che si trovano abbastanza bei testi. E la domanda di Angela, vate eccessivo che porta a capogiro e sbandamento, esattamente una sindrome assolutamente vata. Io mi ricordo una signora di Brescia diversi anni fa che aveva fatto un incidente piuttosto importante dove era fortunatamente uscita illesa, era stata urtata, catapultata 2 o 3 volte la macchina. Lei da allora doveva camminare con delle borse piene di spesa o di qualcosa che le facesse quasi da ancora, no? Perché il suo vata con quelle capovolte della macchina era andato, e il trauma anche dell'incidente era andato in eccesso tremendo. Quindi per dirvi come giustamente vata ha questa sensazione di volersi radicare. Quindi l'alimentazione vata, ve l'ho detta prima, è importantissima per vata e in un'abitudine anche nel discorso della sclerosi multipla, piuttosto che appunto di un eccesso forte di vata con capogiri, un'abitudine eccezionale che la Ayurveda ci consiglia, addirittura andrebbe fatto tutte le mattine, io vi assicuro lo faccio tutte le mattine da 12-13 anni, prima della doccia massaggiarsi tutto il corpo con olio vata e olio di sesamo con delle piante medicinali adatte a equilibrare vata. Ci si massaggia semplicemente, non c'è bisogno di fare un massaggio specifico. Io faccio anche tutte le mattine la testa. Infatti, se vedete, alla mia tenera età ho i capelli scuri perché l'olio di sesamo scurisce i capelli.
adesso voi non lo vedete bene, ho anche dei capelli grigi, però io faccio dalla testa, collo, spalle, braccia, mani, intorno al seno, in senso orario sull'addome, la schiena fin dove arrivo, cosce, ginocchia, gambe, piede, pianta dei piedi, ci metto in tutto tra massaggiarmi e fare la doccia mezz'ora, proprio cronometrata. E questo toglie quell'eccesso di vatta. Dopo quindi ci si fa la doccia, si lava la testa con lo shampoo, ci si toglie l'eccesso di olio, ma è una terapia fantastica. Un'ottima domanda da Mariella. L'alimentazione nel post-Covid. Ricordatevi che il Covid abbassa molto il fuoco digestivo, lo porta fuori dallo stomaco. Infatti ci sono forme infiammatorie, ci sono forme a carico del sangue. Adesso questo ultimo Omicron è meno intenso come effetti, però è sempre una patologia seria assolutamente. E secondo la Ayurveda il discorso parte nell'indebolimento respiratorio, come era la forma principale del Delta e la forma, diciamo, originaria di 2 anni fa. L'apparato respiratorio è strettamente collegato all'intestino e anche al cuore. Quindi ecco perché queste complicazioni respiratorie cardiache. Proprio perché la parte principale che viene messa in gioco dal Covid è il fuoco digestivo, il fuoco e la capacità di eliminazione a livello dell'intestino. Chi contrae il Covid e ha già delle problematiche digestive, eliminative, no? Io vedo tante persone con questi problemi, ovviamente farà più difficoltà. A quel punto il consiglio è di seguire quello che sentiamo, ovvero sia durante il Covid che nella fase poi, diciamo, di convalescenza, l'appetito è molto scarso. Quindi dobbiamo alimentarci con cibi semplici, verdure cotte in padella. Ecco, prima non vi ho risottolineato, forse l'ho detto, l'importanza di saltare in padella le verdure con il ghee, poi stufarle mettendo un pochino di acqua calda, il coperchio, un pizzico di sale, quindi veramente un'alimentazione molto molto semplice. Aiutarsi con lo zenzero fresco assolutamente può incrementare il fuoco digestivo, quindi un'alimentazione nutriente ma molto sana e delicata. Chi è non vegetariano aspetti un attimo a introdurre le proteine animali. Usate e passate magari delle lenticchie, dei ceci, un pochino di parmigiano potete metterlo, però i formaggi state molto attenti, quindi un'alimentazione assolutamente molto digeribile, finché piano piano torna il fuoco digestivo. Io sento i polsi delle persone in convalescenza da Covid e si sente proprio che questo fuoco è andato via dallo stomaco, no? Quindi è in altre situazioni. Dobbiamo piano piano, con le buone abitudini, ci sono anche dei preparati, come vi dicevo prima, molto utili per aiutare più velocemente il riequilibrio dei dosha, però andare molto cauti con la ripresa di un'alimentazione regolare. Poi c'è Pat che dice vegetariana a 10 anni, però appunto mi dici che mangi anche un po' di pesce, quindi non sei vegetariana, cioè hai tolto la carne. Stanca e esausta da sempre, ho problemi attualmente di gonfiore addominale. È la mia dieta? Sì, è la tua dieta, però devi incrementare il potere digestivo. Perché evidentemente hai un eccesso di vata perché hai l'addome gonfio. Vata è vento che disturba il fuoco di Pitta e quindi tutte le conseguenze non sono dovute alla dieta vegetariana. Io sono vegetariana da 20 anni e non ho problemi di questo genere perché mi faccio il massaggio, faccio la meditazione, faccio lo yoga asana, cioè dobbiamo dare un po' di supporto al nostro organismo. Prendo lo zenzero fresco, uso le spezie, quindi ti consiglio intanto di aggiungere le spezie e di fare un regime alimentare vata come ho detto prima, acqua calda bollita, verdure soprattutto cotte e non crude e saltate nel ghee
come vi dicevo prima. Allora, io vado a vedere un attimo qua sotto. Eccoci qua. La stitichezza, grande domande, grande argomento. Allora, alla stitichezza fa molto bene il ghee. Il ghee anche ai neonati, il ghee messo sul capezzolo della mamma che allatta, se magari hanno sia un po' di coliche gassose che stipsi, no? Alcuni neonati ne soffrono, un pochino di ghee, un paio di poppate si può mettere e il neonato succhia questo nettare per lui e si regolarizza meglio l'intestino. Per noi adulti una quantità un pochino maggiore, possiamo fare addirittura una specie di pre-pasto, no? Con un pochino di ghee, così mangiato proprio un cucchiaino così, lo trovate biologico in farmacia, eh? Non prendete quello del supermercato perché non è burro chiarificato bene, non è biologico. Farmacia, Ayurveda Marishi, non per fare pubblicità, ma è la marca migliore per il ghee. Quindi un cucchiaino prima dei pasti. Il lassi è un buon aiuto, no? Lo yogurt diluito con acqua è un buon aiuto per la stipsi. Verdure cotte, cotte con il ghee. Un'alimentazione antivata, quindi cibi morbidi, cotti, cibi caldi, non roba secca, non troppa roba cruda. E poi, se poi vi volete rivolgere a me per un approfondimento anche attraverso il polso, io giro un po' in tutta Italia, in questo momento sono a Genova, vengo a Torino, vado a Brescia, la settimana prossima, e così via, vado poi in Emilia Romagna, nelle Marche, insomma, scendo un po' in tutta Italia, quindi al limite attraverso la mia pagina mi potete contattare o su Messenger. E vi dico dove posso essere, perché ci sono degli ottimi preparati a base di piante medicinali che aiutano la regolarità dell'intestino. Allora, vediamo. Burro chiarificato. Non bevo latticini. Allora, in quel caso probabilmente perché c'è un'intolleranza al lattosio, immagino. Tenete conto che nello yogurt il lattosio è quasi completamente digerito dai fermenti lattici, però se uno non gradisce i latticini, non li digerisce, allora, come vi dicevo, le risorse sono poi i prodotti ayurvedici a base di piante medicinali che aiutano delicatamente la peristalsi e l'eliminazione. Artrosi, l'artrose in Sardegna, Amalia, ultimamente è un po' che non vengo. Mi spiace perché amo terribilmente la Sardegna. Dunque, io sono in Germania, la Ayurveda in Germania è molto conosciuta e praticata. C'è una clinica fantastica dove io ho anche lavorato e fatto l'aggiornamento alle tecniche che lavorano lì, le tecniche di Panchakarma. È a Bad Ems, vicino a Coblenza. Se vai a Ayurveda Marishi, Bad Ems, vedrai la clinica, vedrai che ci sono dei medici dove puoi andare anche a farti la visita ayurvedica. Poi avevo, quindi chi non sopporta i latticini, dicevamo l'artrosi. L'artrosi è un'infiammazione, artrosi, artrite, che può colpire aree del corpo in generale. La infiammazione viene, guarda caso, dall'infiammazione dell'intestino. Quindi acqua calda bollita assolutamente, e poi, come vi dicevo prima, in quel caso poi ci sono delle terapie adeguate, perché quando siamo arrivati all'artrosi siamo nel quinto e sesto stadio della malattia. Quindi l'alimentazione non basta più. Però le regole alimentari che vi ho dato, a maggior ragione quando ci sono dei problemi di patologie di un certo tipo, va rispettate. Pancia gonfia, menopausa, certo. Niente, Giulia, fai una dieta vata, quello che ho detto prima, no? Quindi le spezie, l'acqua calda bollita, il ghee,
Quindi assolutamente la dieta vata, perché la menopausa è un cambiamento e tutti i cambiamenti aumentano vata, no? Quindi fai una dieta vata. Allora, direi che ci fermiamo qui perché vi ho detto che dovremmo andare a dormire entro le 10 di sera. E quindi abbiamo già superato l'orario. Ringrazio ancora Ballantini e Anna per questa opportunità di far conoscere la Ayurveda e ci vediamo in un'altra occasione quando ancora Focus 3.0 me ne darà l'opportunità. Grazie a tutti, buonanotte e buona serata. Ecco. Problemi con la dieta, grazie, e il ghee. Ecco, ho cominciato a usare il ghee e l'acqua calda bollita, mi raccomando. Buonasera a tutti, grazie.